Acclamate Elisa che non vuole presentare. Allora ringraziamo innanzitutto per questa iniziativa Andrea Lopetuso e la sua idea. È finita questa presentazione, inizio con un'altra presentazione, quella dei 5 giudici. Una giuria direi equa, perché c'è un esterno ex alunno. Questo è Francesco, il mio nome. Francesco Pistillo. Ciao. Marco Dall'Andice. Terza è. Savino Gallo. Paolo Tatullo. Inchingolo Mirko. Ci sono 4 musicisti qui in mezzo, tranne quello in mezzo. Musicofilo. Allora, visto che Elisa non vuole fare assolutamente niente, essendo appena tornata da 5 giorni in Grecia, inizio con le presentazioni. Il primo, liberamente costretto a esibirsi, è Sebastiano. Ciao Edo. È Sebastiano Liso, quinta C. Ciao Sebastiano, chitarrista evidentemente. Porterò un pezzo di Jimi Hendrix, porterò Purple Haze, però una versione modificata in quanto interamente strumentale, però improvvisata. Cioè avrò semplicemente il riff di accompagnamento e la base, e il resto improvviserò tutto. Un applauso di incoraggiamento, perché il primo ed è anche uno dei pochi coraggiosi. La polemica finisce qui. Thank you.
a bruciare la chitarra, cosa che vabbè, anche se Zafania come chitarra, anche se Zafania oggettivamente come chitarra con qualche costa direi proprio di no. Ora passerei la parola alla giuria. Vabbè. Allora, mi sa che l'hanno lasciato a me il primo. Allora, hai fatto uno dei pezzi di Jimi Hendrix più famosi, diciamo, è uno dei più belli anche. Ti devo dire la verità, mi sono venuti anche i brividi in alcune parti. Sei stato... Immagino l'emozione che hai avuto comunque davanti a tutti, sei l'unico chitarrista che si esibisce, quindi ti ammiro molto, hai fatto una buona cosa e mi è piaciuto. Concordo con quanto dice il mio collega giurato qui alla mia sinistra, comportati bene. Sì, non è stato facile sicuramente rompere il ghiaccio, essere il primo, infatti la prima parte, giusto i primi secondi dell'esibizione denotavano questa, come dire, questa emozione, sì, infatti diciamo la mano sinistra stentava ancora a riscaldarsi. Da profano, dice, ricollegandomi a quello che ha detto Paolo Tatullo, mi è piaciuto invece la passione e l'interesse, perché soprattutto quando sono passati i primi secondi non hai più pensato a al pubblico, ma hai pensato solo ed esclusivamente a suonare. Mi è piaciuto, bravo. Ah, vabbè, oltre ai primi momenti di ansia, cioè, mi è piaciuta tantissimo l'esibizione di Sebastiano. Poi posso dire che è stata ottima perché io conosco il brano, cioè amo Purple Haze di Jimi Hendrix. Mi è piaciuta anche l'improvvisazione che hai fatto, anche perché avevi la possibilità di farla, dato che avevi la base. Mi è piaciuto tantissimo. Sono d'accordo con gli altri e la cosa che ho apprezzato è l'interpretazione che ci hai messo, insomma, nel pezzo. Quella è la cosa più importante, insomma, a parte la tecnica che è relativa, insomma, in certi casi, soprattutto nella musica, quindi bravo. La giuria si consulta, poi avremo i risultati numerici e la nostra Belen. Sì, allora, dove Belen, sta una gamba di Belen provvederà a scrivere sulla nostra lavagna i voti che ci diranno in questo momento. Allora, Seba, per me io ti ho dato 8. 8 anche per me. 9. Ah, anche io gli ho dato 8. 8 anche per me. Allora, uno dei giurati ha detto che a scuola questi voti non li ha mai visti in 5 anni. Allora, le prossime sono Giorgia Conversano e Francesca Sergio. Entrambe di quarta C. Allora, se non sbaglio, Giorgia cosa farà? Io canto e vabbè. E io suono. Chi se la suona e chi se la canta. Però cosa ci fate ascoltare? Scusate. Presentazione del duo. Certo. La presentazione del duo, sì. È la prima volta che ci esibiamo a scuola, soprattutto davanti a tutte queste persone. Canterò, lei suonerà Skinny Love, interpretata da Birdy, cioè in questo caso da me, fatta da Birdy. Cover di Bon Iver. Questo è qui. Come on, skinny love, just last year. Put a little song we will never hear. My, staring at a sink of blood and crushed beneath.
Tell my love to break it all. Cut a load of ropes and let me fall. My. Right in the moment, this are the soul. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, but it will be a different kind, 'cause I'll be holding all the tickets and you'll be holding all the fines. Come on, skinny love, what happened here? Suck along the hoop in leprosy. My. Silent Lord is fool, so slow on his play. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And now all your love is wasted, and then who the hell was I? 'Cause I'm breaking at the breaches, and then the end of all your lines. Who will love you? Who will find? And who will fall? Come on, skinny love. My. Grazie. Francesca Sergio, grazie. Giorgia, una domanda, studi canto da quanto tempo? Da gennaio dell'anno scorso. Ah, poco. Perché ho notato intanto già una buona tecnica vocale, una potenza vocale già di tuo, quella non te la può insegnare nessuno. Grazie. L'intonazione te l'ha data Dio. Francesca, tu sei stata capace di fonderti con il pianoforte, con lei mentre cantava, cioè... quasi facendoci dimenticare che eravate in due, eravate una sola persona. Il mio, quindi molto brava anche tu a far sentire una rotondità del tutto, un'armonia, e questo cercavamo. No, io non ho molto da aggiungere, no? Sono rimasto impressionato dalla voce, infatti ho detto a Mirko, ce la siamo persa l'altra, quando abbiamo fatto il seminario, diciamo, ci siamo persi questa bellissima voce. No, non cantai. E difatti, ci siamo persi questa bellissima voce. No, niente, ok. No, anche a me è piaciuta tantissimo l'esecuzione. Beh, è la prima volta che ascolto Giorgia. Cioè, sapevo che cantasse, però è stata la prima volta. E poi è stata anche ottima l'accompagnamento di Francesca. Mi è piaciuta tanta la scelta di portare un brano solo voce e piano, quindi mi è piaciuta tanto. Grazie Marco. Beh, a parte l'alchimia che si era creata in un certo momento, perché immagino che voi comunque, prescindere dalla musica, vi conosciate, quindi comunque sappiate entrare in sintonia, però a parte questo, insomma, vabbè, il pezzo a me piace tantissimo, quindi poi l'interpretazione di Giorgia è stata allucinante, quindi sui falsetti sei stata grandiosa, infatti quando l'hai preso
Insomma, vabbè, Francesca non l'avevo mai sentita suonare il piano, infatti ho sempre chiesto di suonare insieme, ma lei mi ha sempre detto di no. E quindi, insomma, brave, davvero. Prova, sì. Vabbè, anche senza ascoltare il giudizio di noi giurati, anche il pubblico ha, con un applauso all'interno dell'esibizione, ha dichiarato che la vostra esibizione è stata perfetta, direi. Solo una domanda vorrei fare a Giorgia. Voi, tutte quelle volte che sono venuto in classe a dire chi vuole cantare, chi vuole fare qua, mai nessuno si è presentato. Poi questi talenti escono dal nulla. Io vi ho mai sentiti, cioè io penso che tu suonassi la batteria, per dire. Poi mi hai suonato il piano e hai fatto un'esibizione stratosferica. E poi Giorgia, non me l'aspettavo proprio una voce così. Cioè, veramente bravissima. Grazie. Bravissima. Adesso aspettiamo il... giudizio numerico. Che io leggo, e Belen da sola valletta scrive solamente, perché per Belen leggere e scrivere contemporaneamente mi sembra troppo. Allora. Lo so, però pensavo fosse di no. Partendo da Mirko, 9. Dieci, professor Tatullo. Come stanno i nostri? Grazie. Gallo, 10. Mark, 9. Dieci. Grazie. Direi che ci sta un ultimo applauso alle due concorrenti. Grazie. E allora lascio che l'ultimo nostro concorrente si presenti da solo. Un compito arduo, diciamo, dopo l'esibizione di Giorgia. Niente, di Giorgia e Francesca. Niente, il brano è un brano conosciutissimo. Ecco, reso famoso da Alicia Keys, solo che la versione è una versione riarrangiata dai Maroon 5, quindi in tonalità maschile, ovviamente. If I got you. People live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical thing defines what's within. I've been there before, but their lives are bored so far of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. People search for the fun time. The promise is forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Oh, and in a world of a supermodel, and what could it be? Oh, when
with no one to share, with no one who truly cares for me. 'Cause some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. If I ain't got you with me, baby. So nothing in this whole world doesn't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Grazie. Grazie. Col cuore e con la mente, però. Nico Di Palma è un mio pupillo, è un mio alunno. Però ho premesso col cuore e con la mente, tutte e due. Allora, che cosa ho apprezzato di Nico? Assolutamente la presenza scenica. Ok? Che è importante anche nell'esibizione. Ho apprezzato il timbro, la voce, che è moderna e fresca, è un timbro bello, nuovo, moderno. Diciamo, la metrica della canzone è stata perfetta e lineare, non hai né decelerato né accelerato, quindi questa è una cosa molto importante per chi canta, anche perché non hai cantato con un gruppo, quindi con una band live, ma hai cantato con una base. E a volte seguire la base è anche abbastanza difficile, perché tra l'altro non hai nessun monitor, quindi hai dovuto sentire la canzone da dietro, quindi. No, io invece volevo spezzare una lancia a favore di Nicola, perché cantando anch'io di mattina qui vi sfido chiunque a riscaldare la voce a tal punto da poter poi fare una performance eccezionale dal punto di vista delle alte, perché è impossibile. Ho detto che senso, non è nulla di vogliamo che, litigare, cioè, non lo so. Tranne per qualche errore, vabbè, però è stata perfetta, perché è un brano difficilissimo per un uomo. Mi è piaciuta tanto. Grazie. È poco da aggiungere, molto positiva. Avrei desiderato un po' più di passione, però. Questa mia banale valutazione. Ragazzi, silenzio, per favore. Adesso passiamo ai voti, sempre nell'ordine di prima. Belen. Belen che parla con la mamma, non si immagina se lo facesse la vera Belen. Chissà cosa ne direbbe la mamma. Fierissima sicuramente. Vabbè, Mirko 9. Professor Tatullo 9. Professor Gallo 9. Marco 9. E il fuori dal coro 10. Allora, se la giuria è d'accordo, proporrei anche il voto del pubblico. Sì. Allora, per Sebastiano. Siamo sul 9. Belen. Per Giorgio e Francesca. Abbiamo capito. 10.5.
c'è l'oda. Scriviamo. 10. 10:30, ok. E lì si è imparato le frazioni. Per Nico? Dieci. Dieci. Facciamo una cosa democratica. Alzate le mani per il 9. Per il 10? 10. Allora credo che sia Sebastiano Liso 50. 32 più 18 fa 50, giusto? 58 Giorgia e Francesca. E scrivi. E scrivi. E 56 Nico Di Palma. Quindi direi che le vincitrici sono Giorgia e Francesca. Tutti siete tutti quanti d'accordo? Sì, sì, bis, bis. No. Grazie. Siete tutti quanti d'accordo per un bis? Sì. E possiamo chiedere se loro sono d'accordo anche un altro pezzo. A cappella, a cappella, a cappella. I will know di Whitney Houston, tutte e due. Ok. Vada per il brano a cappella, ok? Cappella, cappella. Se poi non siete. There's a boy I know. He's the one I dream of, who looks into my eyes, takes me to the clouds above, who, oh, I lose control, get it just to get enough, there's no way from dreaming, get it just to get enough. How will I know when trust to feel it? How will I know? How will I know to believe it? How will I know? How will I know if he really loves me? This love is strong, baby. Strong, why do I feel weak? Oh, wake me. I'm shaking. I just had an enough.